Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del furto d'auto, degli antifurti e quindi di tutti i rimedi, le soluzioni e le problematiche legate a questo argomento. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like, attivate la campanella e seguitemi su tutti i social, TikTok, Instagram, Facebook. Questo è un argomento molto molto trattato online e magari oggi, con la tecnologia che abbiamo oggi, uno pensa che rubare un'automobile, anche di grossa cilindrata, di lusso, sia una cosa molto complicata. In realtà non è proprio così. Addirittura pare che sia molto più semplice oggi, data la tecnologia avanzata che c'è con le onde radio, con i vari telecomandi, eccetera. Sia molto più semplice oggi rispetto a una volta. Una volta avevamo la semplice chiave che apriva la nostra portiera dell'auto, si inseriva nel quadro e si poteva prendere e partire. Successivamente sono venute fuori le chiavi codificate. La chiave codificata non era nient'altro che una chiave con un chip all'interno, con un codice, per il quale quando si entrava nell'automobile e si inseriva la chiave, la centralina dell'auto, l'auto riconosceva la propria chiave e permetteva l'accensione. La centralina attivava l'automobile e la preparava per l'accensione, dava una sorta di permesso legato al codice corretto della chiave. Codice sbagliato della chiave, la centralina si bloccava e non permetteva l'accensione. Una cosa abbastanza semplice a livello elettronico, in sostanza. Nel tempo, cosa è successo? Abbiamo avuto le famose chiavi keyless, quindi quelle che proprio reagiscono a distanza. La macchina sente che la chiave è presente all'interno dell'automobile e quindi vi dà accesso direttamente alla centralina senza bisogno di inserire la chiave. La chiave keyless non è nient'altro che una versione wifi praticamente della chiave precedente, quella che richiedeva l'inserimento. Purtroppo ci sono un sacco di modi per accedere a un'automobile e per attivare la centralina. La prima cosa a cui uno dovrebbe pensare per accedere a un'automobile è sicuramente imparare ad aprire la portiera. Oggi accedere all'abitacolo è abbastanza semplice, si può fare in due modi. O si spacca il vetro oppure si apre la portiera proprio a livello meccanico che si può fare con degli attrezzi specifici. Una volta che si accede all'interno dell'abitacolo, una mossa è quella di aprire il cofano. Perché? Perché all'interno del cofano motore abbiamo la centralina, è quell'organo che blocca l'accensione dell'automobile e quello è il problema. I ladri che cosa fanno? In sostanza si adoperano precedentemente, portano una centralina già sbloccata. Anziché utilizzare la centralina e sbloccare la centralina che è presente sulla nostra auto, loro prendono già una centralina da casa, se la portano dietro, che non ha il blocco della chiave, quindi una centralina identica ma sbloccata. Diciamo che devo rubare una Fiat 500, mi porto da casa la centralina di una Fiat 500 che io ho sbloccato da casa, quindi quella non richiede la chiave per essere per l'accensione del motore. Basterà sostituire semplicemente la centralina e la centralina, ragazzi, si scollega in un secondo perché è semplicemente un connettore. Si scollega quella centralina, si attacca la centralina, quella modificata da noi, e l'auto prende parte. È molto molto semplice, si sblocca l'auto come se avesse la sua chiave, quindi questo qui è molto molto semplice da fare. Per accedere all'abitacolo bisogna scassinare la portiera. Allora che cosa si utilizza? Si utilizza molto spesso un attrezzo che si vede molto spesso in televisione quando si parla di questo argomento qua, che si chiama jammer. Praticamente manda in confusione le onde radio, quindi quelle dei telecomandi. La prima cosa che si fa è azionarlo, quindi attivare questa sorta di radiotrasmittente grossa quando una persona scende dalla macchina e va a farsi il caffè al bar, no? La situazione tipo caffè al bar oppure centro commerciale, supermercato. Noi siamo abituati a scendere dalla macchina e ad andare via perché la macchina si chiude da sola o a spingere il tastino e la macchina si chiude, ma se non facciamo caso alla serratura che si chiude e alle quattro frecce che si accendono, il rischio che la macchina non si chiuda è alto, perché se c'è qualcuno intorno a voi che vi sta puntando con un attrezzo del genere, sta mandando in confusione le onde radio, quindi il vostro telecomando non funzionerà e quindi la macchina non si chiuderà. Se la macchina non si chiude, il ladro ha la possibilità di accedere all'automobile senza che questa suoni, che parta un antifurto elettronico, eccetera, eccetera. E quindi può sostituire la centralina e può prendere e partire con la vostra auto. I rimedi sono di tipo meccanico. Ad esempio, i rimedi di una volta sono il bloccasterzo. Il bloccasterzo però ha una serratura. La serratura sappiamo benissimo oggi che si scassina in 2 minuti scarsi, quindi quella cosa lì effettivamente ha poco senso. Cioè sì, rallenta il ladro, però parliamo di ladri, è gente abbastanza scafata per aprire una macchina e per togliere tutti gli antifurti meccanici all'interno. Se pensiamo al blocco dei pedali, del pedale della frizione, altro sistema che non funziona granché perché si può tranquillamente partire senza utilizzare la frizione, possono cambiare le marce senza l'utilizzo della frizione, sia in moto che in macchina. Ovviamente la macchina va a strattoni sul cambio, però di base è una cosa che si può fare proprio agevolmente e tranquillamente. Un altro sistema che si può utilizzare oggi per proteggersi dai furti
è sempre l'antifurto meccanico che impedisce l'accesso alla centralina e impedisce l'accesso alla presa OBD2. La centralina si trova nel cofano motore e ci sono delle sorte di box in acciaio che praticamente ne impediscono l'accesso. Si inscatola la centralina in maniera che senza delle chiavi apposite non si possa accedervi. Questo sicuramente rallenta il processo di furto vero e proprio, perché quando un ladro si apre la macchina, poi apre il cofano e vede una cosa del genere alla quale non riesce ad accedere, il lavoro diventa troppo complicato e a livello di tempo troppo dispendioso e quindi magari molla il colpo. Cioè non parliamo di una serratura, ma parliamo proprio di un box che, essendo in acciaio, avendo delle viti particolari, eccetera, se non abbiamo proprio un frullino per segare via un centimetro d'acciaio, facciamo un po' fatica a rubare un'auto con un sistema del genere, perlomeno rallenta parecchio il lavoro del ladro. Oltre alla centralina troviamo un box per la presa OBD2, perché oggi abbiamo le chiavi keyless vengono programmate attraverso la presa OBD2, quindi un ladro che ha a che fare con un'auto che ha una chiave keyless, salendo a bordo si può connettere alla presa OBD2 con un attrezzo apposta e può riprogrammare la propria chiave, quindi lui partirebbe da casa con un telecomando semplice e potrebbe programmare la propria chiave attaccandosi alla nostra centralina tramite la presa OBD2. Quindi i due sistemi sarebbero quelli di blindare la presa OBD2 che è all'interno dell'abitacolo sotto il nostro volante e blindare la centralina. In questo modo non si ha accesso alla parte, diciamo, elettronica, al cervello della nostra automobile, quella che permette in sostanza l'accensione. Ci sono anche chiaramente tutti gli antifurti elettronici. Gli antifurti elettronici dotati di GPS, quindi se ci rubano l'auto sappiamo esattamente dove si trova e dove può andare a finire, se non vengono ovviamente disattivati. Sono degli antifurti che quando l'auto viene rubata mette in difficoltà il ladro. In sostanza ferma l'automobile, la fa andare a strattoni, oppure può far uscire del fumo finto dal vano motore. Quindi diciamo tutto per attirare l'attenzione della gente intorno, dei passanti, e tutto per cercare di scongiurare il furto in sostanza. Cioè mette il ladro in una condizione di difficoltà. Quanto costano questi antifurti? Va dalle migliaia di euro per un antifurto elettronico di questa tipologia qui, si va intorno ai 400-500 euro per degli antifurti di tipo meccanico, come quello che vi dicevo prima, di inscatolamento, box per centralina e presa OBD2. Se parliamo di moto, ovviamente questa cosa qui è ancora più semplice, perché le moto, essendo dei mezzi molto più leggeri, possono essere presi e caricati di peso sopra furgoni, camion, eccetera. Quindi lì il discorso è ancora diverso. Sì, ci sono gli immobilizer, ci sono gli antifurti, sono orice, tutta questa cosa qui, però di base una moto è molto molto più semplice da sbloccare oggi, anche perché si può trascinare via semplicemente spingendola. Basta che c'è una persona con uno scooter che mette un piede sulla moto da portare via e già la spinge via ad una velocità di 50 km/h come niente. Quindi lì il problema è ancora diverso e purtroppo molto più semplice subire un furto di moto rispetto a un furto di automobile. Spero di essere stato utile con questo video e di avervi spiegato in maniera molto semplice e chiara come purtroppo funzionano i furti ad oggi e quali possibilità abbiamo per difenderci, anche se a mio avviso purtroppo le possibilità sono molto molto scarse. Quindi dotatevi di assicurazioni contro il furto e incendio. Solo un'assicurazione potrà permettervi di recuperare i soldi persi da un furto con certezza, perlomeno. Io vi rimando a tutti gli altri miei video. In descrizione trovate un sacco di link interessanti, dategli un'occhiata. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like, accendete la campanella per essere aggiornati sui nuovi video in uscita e seguitemi anche su TikTok, Instagram e Facebook, perché posto costantemente anche lì un sacco di cose. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!